Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. Come vedete alle mie spalle apriamo parlando di Rigopiano, andando in collegamento in diretta con il Tribunale di Pescara, dove per noi c'è Paolo Renzetti per raccontarci la seconda giornata di interrogatori. Buongiorno Paolo, a te. Sì, grazie Alfredo, buongiorno dalla Procura della Repubblica di Pescara. È detto bene, seconda giornata di interrogatori per l'inchiesta sulla tragedia di Rigopiano. Oggi due le persone ascoltate dal procuratore capo Massimiliano Serpi e dal sostituto Andrea Papalia, in particolare riflettori puntati sul sindaco di Farindola Ilario Lacchetta, che è stato per oltre due ore dinanzi ai magistrati parlando proprio di quelle che furono le ore precedenti e successive proprio alla valanga, alla tragedia di Rigopiano, che lo ricordiamo ha provocato 29 morti. Il sindaco di Farindola, che ancora una volta ha puntato l'indice su quello che è stato definito il sistema D'Alfonso, ne hanno parlato proprio al termine dell'interrogatorio i due legali del primo cittadino di Farindola, l'avvocato Cristiana Valentini e l'avvocato Goffredo Tatozzi. E proprio loro hanno raccontato quello che è stato l'interrogatorio del sindaco Lacchetta. Allora, se la regia è pronta, possiamo andare a vedere questo primo contributo. Ha poi voluto chiarire con assoluta forza che quanto riportato nell'informativa, secondo cui non sarebbe stato lanciato l'allarme per l'isolamento di Rigopiano, non corrisponde al vero, perché lui con forza ha ribadito che tutta Farindola e tutte le contrade, compreso Rigopiano, erano isolate. Era in effetti anche, si leggeva negli atti, che Ilario avrebbe sbagliato a rivolgersi, il sindaco Lacchetta avrebbe sbagliato a rivolgersi all'ex presidente D'Alfonso per lanciare il suo allarme, e questo gli è stato di nuovo chiesto e il sindaco ha risposto che innanzitutto lo ha fatto perché lo impone la legge di protezione civile nazionale, e poi lo ha fatto perché quello era il sistema D'Alfonso. Il sistema D'Alfonso, come dimostrato anche dall'emergenza 2015, era che bisognava rivolgersi all'ex presidente D'Alfonso per avere uomini e mezzi, per avere aiuto. E quindi così ha fatto. Ha spiegato anche che sempre la stessa norma prevede che in caso di allarme che non possa essere gestito dal sindaco sul suo territorio, deve essere notiziato altresì anche, oltre al Presidente della Regione, il Prefetto, e lui lo ha fatto la mattina del 18, depositando anche in Prefettura richiesta di intervento dell'Esercito. Però gli si era chiesto principalmente per quale motivo si fosse rivolto all'ex Presidente D'Alfonso, e lui lo ha spiegato. Insomma Paolo, davvero delle parole pesanti quelle dell'avvocato Valentini. Non è la prima volta in realtà che la difesa del sindaco di Farindola Lacchetta attacca il presidente della regione proprio su quelle giornate per la gestione della protezione civile e dell'emergenza, però questa volta insomma il sistema D'Alfonso è una parola pesante, Paolo. Sì, e non è la prima volta, come ricordavi giustamente tu da studio, che i legali del sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta, parlano proprio del sistema D'Alfonso e delle responsabilità che a loro dire avrebbe avuto l'ex governatore della regione. E dunque ci sono state sì queste dichiarazioni sicuramente emblematiche, forti da parte dei legali di Lacchetta. Anche perché resti davanti gli stessi avvocati hanno un peso diverso dette davanti ai magistrati, chiaramente non davanti alle telecamere. Esattamente, dichiarazioni che sono state fatte questa mattina dinanzi al procuratore di Pescara e al sostituto, e dunque dichiarazioni che sono state messe a verbale e che faranno parte di questa inchiesta. Sempre questa mattina e sempre durante l'interrogatorio, lo ricordiamo, durato più di due ore qui in Procura Pescara, i due legali del sindaco di Farindola hanno anche parlato di quello che il primo cittadino ha fatto in quelle ore e in quei giorni in cui ci fu, lo ricordiamo, una vera e propria emergenza maltempo nell'area vestina. E dunque possiamo andare ad ascoltare questo secondo contributo proprio con le parole degli avvocati Valentini e Tatozzi.
Il sindaco ha chiarito, e ci sono fior di testimoni di questo, che non ha assolutamente accompagnato né scortato nessuno, semplicemente si è fermato a salutare, viste le macchine ferme c'era lo spazzaneve, si è fermato a salutare un amico e dopodiché ha continuato il suo giro perché stava girando per il paese per prestare soccorso, come ha spiegato al procuratore. Il paese di Farindola, che è rimasto completamente abbandonato, come del resto in quella circostanza tutti i paesi dell'area vestina, Farindola era in uno stato di gravissima crisi e dentro Farindola ci sono credo oltre 20 contrade, tra cui Rigopiano, e la popolazione è sparsa in massima parte proprio per le contrade, non nel centro storico, e quindi lui quel giorno si è fermato, ripeto, a salutare gli amici che salivano, roba brevissima, e poi ha continuato il giro che stava facendo. Abbiamo ascoltato anche questa seconda parte dell'intervista. Paolo, per completezza di informazione ricordiamo che il sindaco di Farindola Lacchetta è tra i 25 destinatari della richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla Procura della Repubblica di Pescara per questa prima tranche di indagine, mentre l'ex presidente della Regione D'Alfonso e gli altri due ex presidenti coinvolti, Chiodi e Del Turco, invece hanno avuto dalla Procura una richiesta di archiviazione. Questo lo diciamo per insomma, completezza di informazione. Paolo, a te. Sì, tornando agli interrogatori di questa mattina, proprio pochi minuti fa si è concluso invece il secondo interrogatorio, quello del geologo Luciano Sbaraglia. A differenza di Lacchetta, Sbaraglia è rimasto dinanzi ai magistrati per poco più di mezz'ora. Al termine dell'interrogatorio queste le parole del suo avvocato Pietro Cesaroni. La relazione fu fatta inizialmente soltanto per un aspetto e poi è stata utilizzata anche per altre cose. Il problema è capire se all'epoca vi era la conoscenza necessaria per arrivare o meno alla previsione dopo tanti tanti anni di un evento come quello che si è verificato. E secondo noi è impossibile, sinceramente. Non ho altro da dire. Grazie. Grazie. Paolo, puoi chiudere questo collegamento da Pescara? Insomma, abbiamo ascoltato un po' tutte le dichiarazioni. Ricordiamo invece domani che continueranno gli interrogatori. Certamente, quella di domani sarà la terza giornata di interrogatori e per domani era previsto l'interrogatorio dell'ex prefetto di Pescara Francesco Provolo, ex prefetto che però ha rinunciato alla possibilità di essere nuovamente ascoltato dai magistrati, e così nella giornata di domani dinanzi al procuratore Massimiliano Serpi e al sostituto Andrea Papalia ci sarà solo il comandante della Polizia Provinciale di Pescara Giulio Onorati, mentre l'ex sindaco di Farindola Antonello De Vico sarà ascoltato la prossima settimana, precisamente il 14 gennaio. Per il momento è tutto dal Tribunale di Pescara, linea a te Alfredo. Grazie, grazie a Paolo Renzetti e per la collaborazione tecnica al nostro Loris Bennato. Continuiamo con il nostro telegiornale, cambiamo argomento per occuparci di politica. Si è tenuta questa mattina la presentazione della lista del Movimento 5 Stelle alle prossime regionali del 10 di febbraio. I dettagli nel servizio di Ludovica Pelliccioni. Non quantità ma qualità è la risposta 5 Stelle alle due grandi coalizioni di centrodestra e centrosinistra. Come da consuetudine, il Movimento 5 Stelle ha una sola lista con 29 candidati, capitanati da Sara Marcozzi, che per la seconda volta si candida a governare l'Abruzzo. Sono tutti professionisti, insomma abbiamo ingegneri, architetti, avvocati, insegnanti, abbiamo veramente un po', rappresentiamo un po' l'intera società civile abruzzese, imprenditori, per cui crediamo di portare le nostre esperienze al servizio degli abruzzesi. Adesso abbiamo l'opportunità di restituire dignità alla nostra regione con un programma che presenteremo a brevissimo e che sarà basato soprattutto sul lavoro, sulla sanità delle aree interne, sulla percorribilità evidentemente delle nostre strade che sono distrutte soprattutto nelle aree interne, e un grosso piano di rilancio del turismo.
Polemiche e critiche nei confronti degli avversari non sono mancate. Sono candidati che si presentano senza simbolo, che si vedono sui manifesti senza simbolo quando hanno delle grandi tradizioni di uomini di partito. Mi aspettavo che, insomma, di vedere il simbolo del Partito Democratico, ad esempio, sul candidato del centrosinistra, visto che è uomo del Partito Democratico, e mi aspettavo dal centrodestra, tra l'altro, che riuscisse a trovare tra 1.300.000 abruzzesi un candidato che fosse abruzzese. Ci contrapponiamo ai grandi schieramenti rastrella voti ed eleggi sempre gli stessi. Andiamo in casa del centrodestra. Fabrizio Di Stefano ieri ha annunciato il ritiro dalla competizione elettorale della sua lista Civiche per l'Abruzzo e anche della sua persona, che non sarà candidato presidente. Non entrerà però nella coalizione di centrodestra, come invece si era ventilato proprio fino a ieri, coalizione che è guidata da Marsilio, per cui restano da parte di Di Stefano le critiche. Sentiamo il servizio. Né con né contro. Fabrizio Di Stefano, candidato presidente per Civiche per l'Abruzzo, ha deciso di abbandonare la corsa alla regione, ma non il progetto da lui guidato, destinato a diventare un'associazione da affiancare alla Fondazione Cantiere Abruzzo. Le critiche al candidato presidente Marco Marsilio restano e, scrive Di Stefano nella nota che ufficializza la decisione, il progetto guidato dal senatore di Fratelli d'Italia continua a non convincerlo. D'altro canto, lo stesso Di Stefano non ha voluto correre il rischio di diventare il capro espiatorio nel caso di una sconfitta di Marsilio all'indomani del voto del 10 di febbraio. Da qui la scelta del ritiro e della libertà di voto per quanti lo hanno sostenuto. Questo il commento di Marco Marsilio, intercettato da Paolo Renzetti nel Comitato Pescarese di Azione Politica. Apprezzo il fatto che non si voglia, come dire, prestare a strumentalizzazioni o a fare l'utile idiota della sinistra, come è accaduto in altre regioni o in altre città in cui candidature alternative ma marginali opposte al candidato di centrodestra servono solo ad aiutare i nostri avversari a vincere. Sulle critiche, questo è un mio dovere, diciamo, quello di dimostrare con i fatti, con i programmi, con in questi giorni di campagna elettorale, di essere all'altezza di questa candidatura. Ora cercherete, come si suol dire, di recuperare, di portare dalla vostra parte i voti delle civiche che erano al fianco di Fabrizio Di Stefano. Ci sono persone che hanno per diverse settimane preparato una loro candidatura, una corsa per portare il loro contributo alla regione Abruzzo. Da questo punto di vista siamo a braccia aperte. Sulla stessa linea di pensiero di Marsilio anche Gianluca Zelli, leader di Azione Politica, che a lungo aveva sostenuto la bontà della candidatura di Di Stefano, salvo poi optare per l'appoggio a Marsilio. È chiaro che lui ha iniziato una battaglia che per la sua coerenza non poteva concludere, però non ci trova, come oramai è chiaro a tutti, insomma, non ci trova d'accordo, perché in una squadra bisogna anche saper accettare le differenze e cercare di ognuno di smussare le proprie peculiarità per cercare di trovare un'idea comune. Oggi Marco, secondo me, è il candidato ideale. Alla vigilia della presentazione delle liste, la squadra di Azione Politica è al completo, annuncia Zelli, pronto al rush finale della campagna elettorale. Le nostre liste sono veramente complete di amministratori locali, quindi quello che volevamo, e di professionisti, e quindi adesso faremo un evento importante per presentarle tutte insieme. Siamo addirittura d'arrivo per una fase molto importante, ma poi subito pronti per iniziare un'altra, che è quella della campagna elettorale. Restiamo in casa Azione Politica. Toni Lattanzi, ex assessore di Alleanza Nazionale a Martinsicuro, è pienamente assolto dell'accusa a suo carico dopo 10 anni di processo, torna in politica. Questa mattina Lattanzi ha infatti ufficializzato la sua candidatura alla Regione Abruzzo proprio nel movimento di Gianluca Zelli, a sostegno di Marco Marsilio, presidente. 83 giorni dietro le sbarre, 4 ordini di custodia cautelare, 10 anni di processo, danni psicologici, economici e sociali e poi l'assoluzione piena, un'odissea. Toni Lattanzi, leader di Alleanza Nazionale di Martinsicuro, accusato ingiustamente di tentata concussione ed abuso d'ufficio nel 2002 quando era assessore, oggi torna in politica e si presenta alla Regione Abruzzo come candidato nella lista di Azione Politica a sostegno di Marsilio, presidente. Mi sono gettato in questa avventura per alcuni punti che ritengo fondamentali da portare avanti. Innanzitutto il problema che tutti quanti conosciamo, cioè
cioè quella, che tipo di acqua arriva nelle nostre case, che acqua bevono i miei figli, che acqua bevo io, perché dopo le notizie passate degli sversamenti all'interno delle tubature dell'acquedotto del Ruzzo, io voglio vederci chiaro. Ma altri punti per me sono fondamentali, quello che d'altronde è il volano della nostra regione e della nostra costa più che altro, ma anche dell'interno, che è il turismo. E un altro punto in particolare tra quelli che vorrò sviscerare è un discorso che riguarda le associazioni sportive dilettantistiche. Io da anni sono dentro una società sportiva, indipendentemente da quale sport, e vedo che tutte le società fanno fatica a mantenersi da un punto di vista economico, però se andiamo a vedere l'aspetto sociale di ciò che fanno le associazioni sportive dilettantistiche, c'è bisogno veramente di dargli un contributo notevole, e penso di poter elaborare una legge che dà dei contributi a quelle società sportive dilettantistiche che hanno nei loro iscritti un numero al minimo di alcuni ragazzi che vadano dai 4 ai 5 anni fino ai 14 anni. Io torno in politica dopo che sono stato in lista 21 anni fa, 22 anni fa, nel 97. Ho fatto l'assessore fino al 2002, poi purtroppo una disavventura giudiziaria, un errore giudiziario mi ha praticamente estromesso dall'agone politico. Io torno perché sento che la gente vuole che io torni in politica, ma più che altro sento che la mia famiglia è pronta a riaffiancarsi a me, come mi è stato a fianco in quei drammatici momenti, e iniziare questa nuova avventura da consigliere regionale. Ancora politica, sarà il sindacalista della Brioni, Leonardo D'Addazio, a rappresentare l'area Vestina per la lista di centrodestra Fratelli d'Italia. Andiamo a vedere insieme il servizio realizzato da Vestina News. Leonardo D'Addazio, mille battaglie per la Brioni, adesso hai puntato alla candidatura sulla regione anche grazie a Fratelli d'Italia, come mai questa scelta? La scelta è più che altro raccolto l'invito di molti cittadini che mi hanno chiesto di espormi in prima persona, perché evidentemente mi ritengono una persona adatta a ricoprire questo ruolo, ma voglio sottolineare il fatto che non abbandonerò il mio ruolo da sindacalista all'interno dell'azienda della Brioni e continuerò comunque a lavorare all'interno dell'azienda a prescindere dal risultato. Ovviamente se dovessi essere eletto come consigliere regionale avrei la possibilità di dare una mano ancora più forte non solo ai dipendenti della Brioni ma a tutti i cittadini dell'area Vestina che da troppo tempo ormai non hanno un rappresentante in regione. Fratelli d'Italia è il partito che mi ha cercato di più, ma più che altro io non cerco un voto legato al simbolo ma un voto legato alla persona, perché credo che le persone si devono sentire rappresentate non da un simbolo ma da una persona, quindi c'è questa possibilità di votare una persona del luogo e io mi sono esposto in prima persona. È una scommessa, può essere anche un azzardo, lo faccio per la prima volta. Ci sarà da lavorare per un'area Vestina che negli ultimi anni ha visto i momenti più bui. La zona Vestina deve avere lo stesso diritto di tutte le altre zone che sono nella regione. Non ci dobbiamo sentire cittadini di serie B e dobbiamo avere gli stessi servizi e gli stessi diritti degli altri cittadini. Abbiamo bisogno di sanità adeguata, di strade adeguate, di poli produttivi dove le persone possono trovare occupazione. Lasciamo la politica, adesso ci spostiamo all'Aquila per parlare di ricostruzione. Raffaello Fico è il nuovo titolare dell'ufficio speciale per i comuni del cratere. Ora si attende la nomina per l'USRA. Sentiamo Daniela Rosone. Come era nelle previsioni, Raffaello Fico è ufficialmente il nuovo titolare dell'ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, l'USRC. La bollinatura da parte della Corte dei Conti infatti è arrivata nei giorni scorsi. Ora Fico, che era stato nominato anche al vertice del settore della ricostruzione privata in seno al Comune dell'Aquila, dovrà essere sostituito nel suo ruolo, scorrendo la graduatoria degli idonei. Fico, che prenderà servizio nei prossimi giorni nell'ufficio a Fossa, è funzionario del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, già funzionario tra l'altro dell'USRC. Ha avuto la meglio rispetto agli altri due pretendenti, Alessia Placidi, responsabile edilizia scolastica USRC, e l'ingegner Sergio De Paulis, ex presidente anni fa della municipalizzata AMA del Comune dell'Aquila.
Rimane ora da scegliere l'altro titolare dell'ufficio speciale della ricostruzione del comune dell'Aquila. L'USRA decade come titolare OSRC facente funzione Giovanni Francesco Lucarelli, che era stato nominato, come si ricorderà, dal governo titolare ad interim sino al 31 gennaio per superare l'impasse che di fatto ha bloccato per molto tempo la ricostruzione dal punto di vista amministrativo. È stato infatti Lucarelli in questo frangente a sbloccare i pagamenti e a firmare gli stati di avanzamento dei lavori. E adesso torniamo a Teramo, cambiamo ancora argomento. Le strutture di riabilitazione neuromotoria della provincia lanciano un grido d'allarme per la mancanza di fondi che sta creando disagi enormi a migliaia di disabili gravi. Sul futuro di questo delicato settore si terrà un convegno a Teramo nella sala polifunzionale di Via Comi venerdì prossimo 11 di gennaio a partire dalle ore 15. Ci dice di più nel servizio Tania Bonnici Castelli. Migliaia di pazienti in provincia di Teramo affetti da gravissime disabilità neuromotorie, spesso permanenti, non possono accedere prima di 12 o 24 mesi al servizio di riabilitazione convenzionata per mancanza di fondi necessari. Questo crea disagi terribili ai malati e provoca un'emorragia economica all'ASL teramana causata dalla mobilità passiva. È il grido di dolore delle strutture riabilitative convenzionate del territorio, Arcer, Aris, Anfas, San Stefano e Piccola Opera Caritas, che chiedono ai futuri amministratori regionali di aumentare il budget dedicato a questo delicato settore. La riabilitazione neuromotoria tratta pazienti che sono affetti da patologie neurodegenerative come sclerosi multipla, SLA, Parkinson, Alzheimer, patologie su base congenita, disturbi dell'età evolutiva, ictus, pazienti affetti da ictus in fase post-acuta, pazienti che abbiano problematiche osteoarticolari sia di tipo infiammatorio che neoplastico, pazienti che sono affetti da patologie cardiache recenti. E che stanno soffrendo moltissimo perché ci sono dei disagi? Assolutamente, i disagi sono legati al fatto che le strutture che operano sul territorio della regione Abruzzo non possono erogare prestazioni ambulatoriali e domiciliari sulla base dei budget assegnati, o meglio, una volta che i pazienti sono autorizzati dalle unità di valutazione multidimensionali delle ASL di territorialmente competenti, non possono accedere al servizio proprio per i tagli che sono stati apportati al settore. Che cosa succede loro? Solo alcuni fortunati possono ovviamente attivare la procedura, vedersi quindi riconosciuti i loro diritti. Gli altri, alcuni, vanno ovviamente nelle Marche, generando una mobilità passiva che nella sola ASL di Teramo è valutata sugli 8 milioni e mezzo di euro. E allora voi venerdì farete questo grande convegno per chiedere cosa e a chi? Per chiedere ai politici di risolvere la problematica implementando i budget delle strutture operanti sulla base delle loro capacità produttive. Chiediamo anche che una parte delle risorse economico-finanziarie che vengono investite nella mobilità passiva siano trattenute sul territorio. Torniamo all'Aquila. In primavera arriveranno le smart bench, le panchine intelligenti che daranno la possibilità alla città di diventare sempre più tecnologica. Il progetto è dell'assessorato alle opere pubbliche. L'assessorato alle opere pubbliche del Comune dell'Aquila ha presentato il progetto Smart Bench. Si tratta di panchine intelligenti che saranno installate a primavera in alcune aree specifiche della città. Non saranno panchine impattanti con l'ambiente, ma funzionali. Ci sarà la possibilità di connettersi al wifi oppure ricaricare cellulari, tablet e laptop. Un progetto fortemente voluto anche dal consigliere comunale d'Insieme per l'Aquila Giancarlo Della Pelle, che assieme all'assessore Guido Liris e altri membri dell'amministrazione ha presentato il progetto per una città sempre più tecnologica. Tornando al programma Smart, i siti individuati per l'installazione delle panchine intelligenti, per un costo totale che varia tra i 35 e i 40 euro, sono 10. I tre poli universitari di Roio, Via Lenizia e Coppito, poi San Bernardino, Collemaggio, Villa Comunale, Fonte Cerreto, il Parco del Castello, Piazza Chiarino e la Fontana delle 99 Cannelle, in prossimità dell'ingresso del Museo Munda.
Della Pelle ha visto già questo progetto durante la visita nel 2017 assieme all'altro consigliere comunale Colantoni in Polonia, nella città Zielonagora, che è gemellata con L'Aquila, un progetto che lo ha colpito a tal punto da voler replicare anche all'Aquila il sistema delle panchine intelligenti. Siamo così arrivati alla pagina dello sport che, come di consueto, apriamo con la Serie B parlando del Pescara. Il presidente Daniele Sebastiani ha parlato durante la trasmissione replay dei criteri per l'iscrizione al prossimo campionato cadetto. Il Pescara, ha ribadito il massimo dirigente, continuerà per questo a seguire la sua politica sul mercato. Sentiamolo. Quest'anno, se uno legge i criteri per l'iscrizione al campionato in Serie B, vengono i brividi a tutte le società di Serie B. Perché? Perché i parametri sono cambiati, sono più stringenti, perché si cerca di avere società sostenibili per evitare i problemi del passato, che io ritengo una cosa sia giustissima, e quindi le società di calcio, a meno che non siano di Paperon de Paperon, e ce ne sono magari qualcuno in Serie B, ce n'è, per il resto devono far lavorare il calcio, e quindi devono fare mercato, lo dovranno fare anche nel mese di gennaio, perché quei parametri serviranno, non sono più attendibili quelli di giugno, ma lo saranno anche quelli di gennaio, per avere le condizioni per l'iscrizione. E quindi, siccome noi teniamo molto a questo aspetto qui, io farò tutto il possibile. Addirittura stiamo ragionando in società anche per una ricapitalizzazione, per mettere dei soldini freschi in società, per cercare di non avere nessun tipo di problema, e farò tutto il possibile perché il Pescara non abbia mai di questi problemi. Io credo che quest'anno sia l'anno zero del Pescara. Abbiamo avuto la bravura di creare un discreto patrimonio che chiaramente a tempo debito andrà sul mercato, e con il ricavato il Pescara sarà una società a gioiello, ve lo assicuro. Questo per quanto mi riguarda. Io credo che la mia politica, la mia idea di calcio è sempre stata questa, non mi sono fatto mai trascinare, non ho mai giocato alla roulette o rosso-nero, perché non esiste. Purtroppo negli anni ci sono state società che hanno giocato tutto su un numero, poi se il numero non è uscito hanno finito di fare la società di calcio. Io questo aspetto qui non lo voglio nemmeno pensare, quindi Pescara farà sempre quello che potrà fare in base ai suoi bilanci, in base a quello che è il lavoro che saprà fare sul campo, cioè di andare a prendere dei giovani bravi, farli giocare, valorizzarli, venderli, mettere del denaro in società per far sì che la società sia tranquilla. E adesso andiamo in Serie C per parlare del Teramo. Sono ore calde per la firma dell'attaccante Rocco Costantino, che grazie alla sinergia col Pescara dovrebbe arrivare in prestito al club biancorosso, ma sentiamo di più nel servizio curato per noi da Jacopo Forcella. Primo colpo ufficiale per il Teramo, che da ieri ha a disposizione Luigi Giorgi. Il 31enne centrocampista ex Ascoli e Spezia ha superato le visite mediche ed è un nuovo giocatore a disposizione di Maurizi. Contratto di 6 mesi e poi a luglio si vedrà, considerando anche il rendimento del mediano da qui alla fine del campionato. Con la ripresa degli allenamenti il tecnico sperava di avere a disposizione già qualcuno lì davanti di nuovo, ma con ogni probabilità dovrà aspettare ancora poco tempo, perché grazie alla sinergia con il Pescara pare essersi sbloccata la vicenda legata a Rocco Costantino. La punta del Sud Tirol, inseguita a lungo, dovrebbe infatti firmare presto il contratto di 2 anni e mezzo con il Delfino per poi essere girato in prestito al club biancorosso. Decisivo dunque è stato l'ausilio che il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, ha dato all'omologo Luciano Campidelli per uscire da un impasse che stava per far sfumare una trattativa che il diavolo portava avanti da settimane. La Triestina ha provato l'inserimento in corso d'opera e per qualche ora è anche riuscita a far vacillare il giocatore, che lunedì sera sembrava indirizzato verso gli alabardati. La
mattinata di ieri invece sembra essere stata decisiva, con l'accordo che sarebbe ad un passo, anche se a questo punto, prima che il giocatore apponga materialmente la firma sul contratto, nessuno scenario può ragionevolmente essere scartato del tutto. Nella giornata di oggi, infatti, il giocatore e il suo procuratore dovrebbero raggiungere il capoluogo adriatico per siglare l'accordo, per poi spostarsi di una sessantina di chilometri a Teramo, per l'appunto, dove ad aspettare Costantino c'è una squadra che davanti in uscita ha già fatto due operazioni. Il tutto in un valzer di attaccanti che, se il Teramo non fosse riuscito a centrare Costantino, avrebbe visto il diavolo rimanere con ogni probabilità a bocca asciutta. Tanti infatti sono i nomi che stanno cambiando casacca in un domino che al 31 gennaio potrebbe vedere molte squadre rinnovate. Guidone dal Padova infatti è diretto verso Alessandria. Cori dal Monza raggiunge mister Marcolini all'Albino Leffe, lo stesso tecnico che lo ha allenato a Sant'Arcangelo. Jefferson dal Monza approda alla Giana, Moculo e Scappini vanno in direzione di Pordenone, mentre proprio da Pordenone in uscita c'è Magnaghi verso Gubbio, che ha perso Marchi, trasferito proprio in Brianza. E per l'appunto poi c'è Costantino a Teramo. Per il Sud Tirol infine in piedi resta la pista che porta Leonardo Perez del Cosenza. A questo valzer mancano le due uscite biancorosse, con Piccioni che ufficialmente è passato a Rimini, mentre oggi Bacio Terracino si unirà al Potenza per il primo giorno di fatica dopo la pausa, prima della trasferta di Monopoli del 20 gennaio. Per quella del Teramo a San Benedetto ci sarà da attendere un giorno in meno. Il 19 sera, infatti, a Riviera delle Palme comincia il 2019 dei biancorossi, con ogni probabilità con un nuovo attaccante. Se non due, perché nelle intenzioni del diavolo a Costantino andrebbe affiancato anche un altro elemento proveniente dal mercato. Ma per Bianchimano la salita sembra davvero troppo irta. Occhio allora all'asse ritrovato col Pescara. Da lì potrebbero arrivare, chissà, altre sorprese. Termina qui la prima edizione del nostro telegiornale TG6 che si aggiorna alle ore 19. Vi ricordo anche che se volete trovate i nostri servizi on demand sul sito www.tv6.it e sul nostro canale YouTube. Grazie e buona giornata.